ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete capito è un video un po' diverso dal solito perché Salati Preziosi ci ha fatto una sorpresa grandissima. Adesso vi faccio vedere questa scatola gigante, guardate. Abbiamo le nuove patatine by Salati Preziosi, le caserecce, e oggi appunto le assaggeremo insieme a voi. Vi anticipo che nel fondo della scatola abbiamo trovato anche una sorpresina che andremo a vedere tra poco. E queste sono le patatine, eccole qui, potrete trovare tra qualche mese in tutti i supermercati, quindi questa è una super anteprima per noi. E questo è il pack, c'è scritto la patatina croccante. Difatti sulla brochure informativa che abbiamo ricevuto c'è scritto che sono super ultra croccanti e tra poco lo scopriremo insieme. Questa è a rosmarino. Questa è a rosmarino, difatti potete notare che il pack è in verde. Poi abbiamo pack bianco per la classica, pack rosso, e all'interno troviamo le patatine aromatizzate al pomodoro e basilico. Direi che prima di darvi ulteriori info andiamo ad assaggiarle, giusto Dani? Sì. Voglio solo dirvi, prima di aprire tutti i pacchetti, che il pacchetto delle classiche è da 150 grammi, mentre quello delle patatine aromatizzate è, se non sbaglio, da 135. Esatto, c'è una grandissima novità anche per quanto riguarda il pack, e ovviamente in questa linea ci sono anche altri gusti. Va bene, uno sotto la pelle, Dani, incomincio dalla classica. Ok, cominciamo subito dalla classica. Ah, che profumo, ragazzi. Dai, prendine una. Effettivamente sono molto spesse queste patatine. È leggere. Vi dirò che il gusto è molto leggero. Effettivamente si sente che la ricetta è appunto casereccia, molto naturale, diciamo così. Dietro le quinte abbiamo anche una piccola roditorina che sta sgranocchiando le patatine. Ragazzi, sono veramente molto gustose, difatti qua c'è scritto spessa e saporita. E vi do qualche informazione nel frattempo. Sul retro della confezione c'è scritto: perché casereccia? Dal taglio spesso alla cottura lenta a bassa temperatura, la casereccia è prodotta con la stessa cura con cui la faresti proprio come fatta in casa, per garantire sapore e gusto autentici. Fantastico, ragazzi. Ok, finiamo queste quattro patatine che ci sono rimaste in mano e proseguiamo con le altre. Passiamo ora al sacchetto verde. Qui dentro troviamo le patatine al rosmarino, ed effettivamente il profumo di rosmarino arriva fin qui. E adesso le assaggiamo. Oddio, ragazze, si vedono anche pezzettini di rosmarino. Buono, anche super croccanti, effettivamente rispetto alle classiche sono più saporite. Sì, sono un po' più buone quelle. Si sente l'aroma del rosmarino e sono anche leggermente più salate. E a me piacciono un sacco perché le patatine belle saporite ci piacciono, ragazzi, insomma. Molto buone. Sta apprezzando. Questo sarà un video assaggi che durerà tipo l'eternità. Ora l'ultimo pacchetto, il pacchetto rosso, e qui dentro troviamo le caserecce pomodoro e basilico. Senti che profumo, Dani. Anche qui si trovano tracce appunto di basilico, e sono più scure, sono un po' più rosse perché sono appunto al pomodoro, Dani. Queste, ragazze, ovviamente hanno un sapore più deciso. È fantastico. Anna mi sta guardando con gli occhi sognanti.
carine. Sono molto molto buone queste. Mentre Daniele si occupa del sacchetto di casereccia e rosmarino, io vado a leggere qualche informazione. Leggiamo qualche informazione insieme. Legambiente analizza i rifiuti. I sacchetti di patatine sono i più abbandonati nel verde, come già saprete anche voi, e i sacchetti di patatine, i sacchetti tradizionali, sono fatti di plastica. La plastica è il materiale più incriminato degli ultimi mesi per un'alta resistenza ed una durata nel mondo da 100 a 1000 anni di vita, ragazzi. Quindi, cos'hanno di così speciale queste casarecce? Oltre a essere molto buone e croccanti, hanno un PET 100% compostabile. Vi leggo molto velocemente qualche altra informazione per quanto riguarda la busta. Questo PET diventa compost, quindi concime, in soli 3 mesi, ragazzi. Puoi riciclarlo nell'umido o nell'organico, a seconda della regolamentazione sulla differenziata del tuo comune. Il PET è composto prevalentemente di cellulosa proveniente da piantagioni gestite responsabilmente, e il PET possiede una certificazione lo identifica come 100% compostabile. Il prezzo al pubblico di queste deliziosissime patatine sarà di 1,59 euro a sacchetto, e mi sembra un prezzo più che onesto, visto che abbiamo 135 grammi e 150 grammi di patatine per quanto riguarda la classica, e le troviamo in ben quante, Dani? 1, 2, 3, 4, 5, 6 varianti. Guardate che meraviglia! Quindi abbiamo le classiche, pomodoro e basilico che abbiamo assaggiato insieme a voi, rosmarino, pepe nero, questo è un gusto molto interessante, grigliata ed infine meno sale. Questa è la sorpresa che abbiamo trovato sul fondo della scatola ed è una bottiglia termica. A giudicare dal peso si tratta di una bottiglia termica in alluminio, e utilizzare queste bottiglie significa contribuire a non inquinare il nostro pianeta, il nostro mondo, quindi non andiamo ad acquistare acqua per esempio nelle bottiglie di plastica, ma come facciamo noi per esempio utilizziamo brocche, filtriamo l'acqua del rubinetto. A quel punto dalla brocca possiamo passare la nostra acqua dentro questa bottiglia e possiamo portare la nostra bottiglia sempre con noi, così eviteremo di produrre altri rifiuti di plastica. Quindi ringraziamo Salati Preziosi per questa sorpresa super gradita, ringraziamo anche per le patatine. Quindi Dani, trae le tue conclusioni, che cosa pensi di queste patatine? Parla, che io intanto mangio. Allora, queste mi piacciono molto. Qual è la tua preferita? Ecco, quella a rosmarino. Devo dire che anche a me quelle a rosmarino piacciono veramente un sacco, e tra le tre forse sono le mie preferite. Poi ovviamente, ragazzi, dei gusti bus. La cosa che mi colpisce un sacco di queste patatine è che sono veramente molto croccanti, e il sapore effettivamente è casereccio. Ci piace veramente un sacco l'idea di questo sacchetto compostabile. Sapere che cosa ne pensate, ragazzi, se siete curiosi anche voi di provarle, quali secondo voi potranno essere i vostri gusti preferiti. Faccio di nuovo i miei complimenti a Salati Preziosi, perché a quanto pare hanno a cuore la salute del nostro pianeta. Che dire, spero che questo video assaggi vi sia piaciuto. Ad Anna è piaciuto un sacco, si è mangiato tipo metà sacchetto di patatine. Io vi mando un bacione, vado a finirmi il mio sacchetto di casareccia e rosmarino, e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao, ciao.